E finiamo la puntata numero 27 del 2016 di Electric Motor News con l'intervista che abbiamo fatto a Jay Penske subito dopo la presentazione a Londra della nuova partnership tra Dragon Racing e Faraday Future. Sentiamo. Jay Penske, come prima cosa complimenti, perché credo questo che è stato presentato oggi è una partnership molto importante con Faraday Future. Sì, non è soltanto una partnership per lo sviluppo della Formula E, ma una partnership verso lo sviluppo di altri settori dell'automobile. Per noi è una vera svolta, perché Faraday Future sviluppa grandissimi cambiamenti tecnici nel settore e penso che questa partnership è una grande opportunità di successo per entrambi. E da osservare quello che forse è la cosa più importante, ovvero che Faraday Future è un'azienda di mentalità aperta, perché non arrivano dal mondo dell'automobile, quindi sono aperti a sviluppare in diversi orizzonti, non soltanto la Formula E, non soltanto il settore delle corse, ma complessivamente tutto il mondo dell'auto. Sì, credo sia molto importante il fatto che loro non abbiano un passato nel settore delle vetture a scoppio. Così tutti si aspettano diversi sviluppi, non solo nel settore tecnico dell'auto, ma anche a livello di marketing. Per questo penso che Faraday Future sia l'azienda giusta, anche perché non guarda dove sarà l'auto tra uno o due anni, ma guarda il futuro più lontano e la partnership ci permette di vedere dove saremo tra 4, 5, 6 anni. E questo ci offre una visione incredibile del settore. Oggi la conferma dei due piloti. E come procedono i lavori per la prossima stagione? Beh, non c'è molto da dormire fino alla prima gara di Hong Kong. Abbiamo già iniziato a lavorare insieme a Faraday nei diversi sviluppi della vettura per l'anno prossimo ed abbiamo i mesi estivi per sviluppare l'auto. Hong Kong non è poi così lontana. I test verranno effettuati in Donington Park o anche in California? Fondamentalmente non sviluppiamo particolari e componenti dell'auto durante tutto l'anno, ma test in pista verranno fatti a Calafat in Spagna, qualche test a Donington qui in Gran Bretagna e diversi altri test. In due stagioni di Formula E, quante cose ha imparato Dragon Racing? Moltissime. Nella prima stagione abbiamo corso con tutte le vetture uguali in tutto il mondo e siamo stati in alcune occasioni anche davanti al team ABT Audi, che è stato un ottimo inizio per la seconda stagione, che oggi ci lasciamo alle spalle. Abbiamo fatto delle gare molto tirate e molto competitive, come ad esempio le ultime due prima di oggi, e vogliamo finire nel migliore dei modi qui a Londra. Ma fondamentalmente credo in tutte le persone del team. Abbiamo due grandi piloti, ottimi meccanici, siamo tutti molto fieri di essere qui e ovviamente intendiamo fare bene a Londra e nella terza stagione. Lavoriamo tutti con grande passione. Queste immagini che avete visto di Jay Penske nell'intervista che gli ho fatto sono di Daniele Drago, che come sapete è il nostro cameraman che ci accompagna alle gare di Formula E. Così in questo modo finiamo la puntata numero 27 del 2016 di Electric Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento la settimana prossima sempre in questa rete, a questo orario. Grazie e arrivederci.